Dopo la pausa natalizia torna il girone A di promozione. Il Montorio vuole ripartire dai due successi precedenti alla sosta e 4 punti rosicchiati al San Benedetto Venere, autore di una prima parte di campionato quasi perfetta. Al Pigliacelli arriva lo scafo a PSC di Roberto De Melis, che al contrario vuole riscattare le battute d'arresto con Cerano e Pizzoli. Dirige De Santis di Avezzano. Il primo squillo giallonero si registra al secondo minuto, quando Leon si mette in azione Chiacchiarelli, che cerca senza successo il palo lontano. Il Montorio tiene il pallino del gioco coinvolgendo frequentemente le fasce, presidiate da Mosca e Leonzi, costretti anche dalla tanta densità prodotta dagli ospiti in mezzo al campo. Al 18° la punizione di Di Sante risulta potente ma comoda per Rosano. 10 minuti più tardi i ragazzi di Cipolletti sbloccano il punteggio, con l'azione personale di Fulvi che all'interno dell'area apre il piattone e batte Rosano. La rete è avvenuta con un calciatore a terra per un contrasto precedente e genera tanto nervosismo in campo, che il direttore di gara riesce però a contenere. Lo scafo a PSC prova a rispondere immediatamente, ma Cesarone trova l'attento intervento di Rapagnani. Con le immagini di Manuel Centurame passiamo alla ripresa, che si apre con la rete del pari annullata a Cesarone per la posizione di offside di un compagno. Nel secondo tempo lo scafo a PSC sembra averne di più, ma per capitalizzare deve attendere il 20°. Prima la punizione insidiosa di Di Fabio diventa un tiro e costringe Rapagnani ad alzarla sopra la traversa. Sugli sviluppi del corner i pescaresi protestano per un presunto fallo di mano non ravvisato dal signor De Santis sulla conclusione di Traoré. Al 24° arriva il pareggio, si siede alla sinistra confeziona per la corrente Iuda, che da 2 passi spedisce in fondo al sacco. Il Montorio non ci sta e torna a farsi vedere dalle parti di Rosano, ma serve la perla di Chiacchiarelli dalla lunghissima distanza, che complice una deviazione regala i 3 punti alla truppa di Cipolletti. Gli animi si accendono e a farne le spese è Fainché, che chiude anzitempo la sfida dopo aver abbattuto Chiacchiarelli a gioco fermo. Nel finale le squadre si allungano, prima Leonzi da posizione defilata non trova la porta e poi Traoré conclude debole tra le braccia di Rapagnani. Nell'ultimo minuto di recupero Rosano fa buona guardia su Mosca, che non trova la gioia personale. Termina così, il Montorio batte lo scafo a PSC 2-1 e si prende la vetta. Mister Sabatino Cipolletti, insomma, si era messa un po' male nel finale, poi la perla di Chiacchiarelli ve l'ha sbloccata. Chiacchiarelli è il nostro calciatore, comunque è un piacere averlo e sicuramente è un lusso per chi viene a vedere queste partite di promozione. Sì, è stato bravo, sapevamo che era dura, forse alla fine anche il pari poteva essere il risultato più giusto, però siamo andati oltre qualsiasi ostacolo. Abbiamo voluta e credo che forse non è giusto così, però ce la vogliamo godere. Ecco, io ho visto che nel primo tempo cercavate molto le fasce di Leonzi e Mosca. Sì, era un motivo che noi avevamo preparato durante la settimana, la situazione che conosciamo, abbiamo gente di gamba sugli esterni, ci siamo andati anche bene. Siamo stati poco presenti in area perché siamo arrivati tantissime volte sul fondo e c'erano palle da buttare dentro. Poi chiaramente questa è una squadra organizzata, una squadra tosta, una squadra che ha qualità. E noi siamo un attimino calati e alla fine poteva venire fuori qualsiasi risultato. Poi Maurizio è un giocatore, come abbiamo detto prima, eccezionale e l'abbiamo vinta noi. Ecco. Ecco, le chiedo del cambio di Fulvi a fine primo tempo, se aveva qualche problema oppure se è una scelta tecnica. No, nessuna delle due cose. Si è fatto male Ndoye, che è un fuoriquota, avevo bisogno di un fuoriquota. Chi in questo momento mi dà più garanzie è Giancarli, che è un attaccante, dunque è entrato Giancarli al posto di Fulvi e a quel punto per mettere dentro Maselli, che è il quarto marcatore che abbiamo. Era solamente una questione di fuoriquota. E comunque poi lui aveva fatto gol in quell'episodio che può sembrare antipatico, ma forse non lo è, era stato un po' preso di mira, dunque ho preferito risparmiargli 45 minuti. Sì, è stato un gol importante, soprattutto per la partita, per come si era messa, perché all'inizio eravamo partiti bene, i primi 20-30 minuti avevamo il controllo della partita, poi ce la siamo complicata, ci siamo nervositi, è stata una partita molto nervosa, però alla fine era importante vincere, siamo stati bravi, brutti e fortunati, quindi alla fine l'importante era questo, portare a casa i 3 punti perché erano troppo importanti per noi. Che cosa può dare al Montorio e cosa manca al Montorio in questo momento per vincere il campionato? Siete in vetta ma è ancora lunga.
Io mi metto a disposizione dei ragazzi perché ho trovato un allenatore, uno staff, una dirigenza e dei ragazzi stupendi, quindi io mi metto solo a servizio loro, anzi io, loro possono dare ancora tanto a me perché ho tanta voglia di vincere, di giocare ancora e ho tanta fame di raggiungere questo obiettivo importante insieme a questo gruppo e questa società splendida. Quindi mi metterò a disposizione come sempre con l'aiuto dei compagni sperando di raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio della stagione. Poi questo l'assetto dove ti trovi meglio? Sì, assolutamente sì, giochiamo con un 3-4-3, quindi con Walter e Samuele ci troviamo alla grande, giochiamo benissimo, abbiamo dei compagni che si mettono a servizio nostro, ci fanno giocare tutti i palloni puliti, quindi noi cerchiamo di dare il nostro massimo e di fare quello che ci chiede il mister per raggiungere ogni partita il nostro obiettivo. Ecco. Presidente, insomma, l'abbiamo vista un po' arrabbiata con la terna arbitrale. Così. Ma io non è che l'ho vista arrabbiata, io sono per gli arbitri, mi fa piacere che ci sta il commissario che possa fare resoconto di tutto quello che ha combinato questo soggetto, meglio dire, per non dire altro. Pertanto, in qualità di presidente che faccio sacrifici dal lunedì al sabato per mettere una squadra in campo e venire qui a Montorio e trovare un arbitraggio del genere, scandaloso, il massimo che si può dire per dire io sto avendo il rigetto del calcio, e molto probabilmente lo farò riferimento proprio alla Lega, che il sottoscritto non riscriverà la squadra con questo tipo di arbitraggio, perché non serve i sacrifici, non riesci a divertirti e pertanto non mi sembra corretto. Ecco, questo è per i ragazzi che ce la mettono tutti in mezzo al campo. Ci può anche essere una sconfitta con un episodio, perché il calcio è fatto di episodi, però quando ci si mette l'arbitro di mezzo e tutta la terna arbitrale effettivamente a fare di tutto per far sì che tu ti possa scoraggiare, io dico col calcio basta. Questo lo riferisco anche alla Lega e non ho remore di nulla. Sono schifato, mi devi credere. Io sono per gli arbitri, lo ribadisco pure, 31 anni che faccio il presidente. Quando facevo il presidente a Castilendi, gli arbitri me lo facevo riscendere da dietro allo spogliatoio per portarmeli a casa, perché la gente effettivamente le volevano aggredire, io sono stato sempre per gli arbitri, perché loro sono da soli in mezzo al campo, però quando l'arbitraggio è schifoso non ho altro da dire, basta, perché sennò ho altre parole brutte, non lo voglio dire a livello televisivo. Ma io sicuramente mi dispiace anche per questo, che sono soddisfatto della prova della mia squadra e giustamente ci si mette l'arbitro che non fa gioire anche quel 50%, perché alla fine della partita c'è stato un autogol involontario, perché altrimenti secondo me finiva sull'1-1 e non avevamo rubato nulla. Ma quello che è l'episodio dall'inizio, ha indispettito la partita, non l'ha saputo mantenere, insomma è un cocktail di cose che effettivamente mi fa ritornare a casa amareggiato, punto. Mister, siete venuti sul campo del Montorio, un campo molto difficile, ve la siete giocata, alla fine forse il pareggio era il risultato più giusto. Penso di sì, siamo venuti con umiltà, sono molto felice della prestazione della squadra, tra l'altro adesso in casa della prima in classifica, perché so che il San Benedetto ha perso, quindi onore al Montorio. Detto questo, i gol sono stati fortunosi, il primo gol era viziato da un uomo a terra e l'arbitro ha fatto proseguire, e il secondo gol un'autorete. Avevamo avuto modo di fare gol in altre occasioni e è la seconda volta che mi capita questo arbitro in poco tempo e sinceramente parlando non penso che sia ancora la sua categoria, gliel'ho detto anche in Coppa, e non dico la terna, ma l'arbitro non è adatto a questo livello di promozione, e basta che prendono il disegnatore di Avezzano, prende il video e vede le scelte come sono state ponderate, perché non riesco a capire, non trovo spiegazione, anche se sono una persona mite, ma non trovo spiegazione alle espulsioni. Ho finito con due espulsi, non c'erano, ha rovinato una grande partita, sono dispiaciutissimo. Sì, ma ero io lì presente, si è girato e ha preso il primo che ha visto, non è che è normale che i ragazzi sono andati a protestare, non si deve fare, ma
dopo che ho visto l'espulsione del numero 4 perché cercava di riprendere la palla a terra, un loro giocatore tratteneva e il loro giocatore si è alzato, non è stato neanche ammonito dopo che ha fatto accendere una mischia, e appena si è alzato è stato sostituito e quindi è stato beffato anche dalla sostituzione l'arbitro. E, ripeto, la seconda volta che mi capita tra dicembre e gennaio e non trovo motivo perché debba arbitrare le partite di questo livello. Ecco, parlando dell'aspetto tecnico, nel primo tempo il Montorio vi ha messo molto in difficoltà sulle fasce perché voi facevate molta densità in mezzo al campo, possiamo leggerla. Sì. Ma ripeto, il mister Cipolletti è stato mio mentore e devo fargli soltanto i complimenti. Non è che potevamo venire qua a mettere sotto il Montorio, li abbiamo sofferti per i primi 15-20 minuti, poi gli abbiamo preso le misure e poi la partita l'avete vista, abbiamo anche giocato, li abbiamo anche messi in seria difficoltà.